a tutti. Dopo lo scatolone con le cose kawaii, era doveroso cominciare a fare lo scatolone con gli stampi, perché anche in questo caso ne ho veramente un bilico, prima di ridurmi all'ultimo momento. E quindi niente, mentre faccio lo scatolone, mi fate compagnia, ve li faccio vedere tutti, quelli più o meno usati in generale, tipo questo, che l'ho comprato da una vita e non penso di averlo usato mezza volta. Normalissimo di quelli da cioccolatino, che vi dirò, non, sì, mi piace, l'ho comprato, ma non è che mi faccia proprio impazzire. Questo qua, che invece avete visto più e più volte, è comprato alla Fiera del Mondo Creativo a Bologna. Ne ho questo e un altro modello. Poi eventualmente dopo sotto nell'info box vi lascio tutti i siti o i link dei negozi dove compro di solito i vari stampi. Poi anche questo l'avete visto mille volte, è quello grande con i cuoricioni, è ancora sporco di glitter, ma cominciamo a metterli via. Ho questo vecchissimo, utilizzato di solito per il fimo, dovrebbe essere, se non sbaglio, uno di quei kit della FUA. Comodo per la resina, pensavo di no. Il mio amato cavallino della giostra. E un set di orsetti gommosi. Sempre per il cake design è sempre preso alla fiera del mondo creativo. E questo qua, che tra l'altro ha già i cuoricini fatti adesso che ci guardo. Beh dai, me l'ero dimenticato. Vediamo se si staccano nello scatolone o lo finisco più avanti. Un altro stampo comprato per il cake design, anche questo. Questi sono medaglioni in cioccolato. Carini, li ho fatti un paio di volte e poi l'ho abbandonato. Probabilmente, arrivati poi nella casa nuova, quando gestirò lo svuotamento, se si dice, degli scatoloni, metterò parecchi stampi, soprattutto quelli non utilizzati, in vendita sul mio negozio Etsy, così da poter poi comprarne di nuovi e bellissimi. Altro per i cioccolatini. Questo è molto carino, c'è i Lego, tutti i giochini per bambini, altri orsetti e il cavalluccio anche carino, sempre sempre lucido. Uno dei miei primi stampi è questo qua con i quattro animaletti, anche questo ho usato un sacco di volte. Vabbè, questi normalissimi tondi presi dai cinesi. Camei, solo gli ovali, quelli che faccio di solito con gli stickers. Abbiamo un fochetto e questo è uno degli ultimi arrivati. Una base per cameo di queste qua vuote e un maxi orsetto. Questo dei bottoni, guarda, sono due bottoni fatti anche qua. Cioè io metto via gli stampi con ancora la resina sopra, cioè sono un genio. Questo qua ormai da quanto l'ho utilizzato, come potete vedere, il colore del fondo del bottone e dello stampo è completamente diverso. Cioè l'ho veramente massacrato, l'ho usato tantissimo e continuo ad usarlo tantissimo in realtà. Questo con le zampette, che sì, mi piace, è bella la forma, peccato che abbia il fondo opaco e molte creazioni con i glitter non posso farle, non posso sbizzarrirmi. Questi che li avete già visti, a tema Halloween, e sono i teschietti e... cos'è? Un glitter. E i pipistrelli e le mie amate alette. Questo l'avete visto in uno degli ultimi video, che è il gelatino con il Baymax. Una busta con un cuore. Anche questo credo di averlo utilizzato veramente pochissimo, perché molti rimangono poi sul fondo, perché sono anche adesso, sono dentro un altro pseudo scatolone, che è quello dell'IKEA, quei cassettoni quadrati. Quando arrivano nel fondo, poi si perdono, non li tiro fuori più. Questi qua sono le basi con il fiocco, anche questi qua penso che abbiano degli anni, questi stampi, e rimangono validi. Questo gelatino, questa granita con le palline, che non mi piace proprio per niente. Questo è il dolcetto, quello al Gran Turco di Halloween, quello americano, che ho iniziato a colorare anche questo, e poi gliel'ho data su. E dopo un po', se non mi piacciono al primo colpo, faccio fatica poi a finirli. Il bangle che ho ritirato fuori da poco, ma me ne deve arrivare uno in silicone, spero molto più comodo da estrarre.
Questa chiave enorme che mi ha mandato Straight Outta Glitter, che però non ho ancora fatto, anche perché poi una volta fatta non so cosa farci. Mi farò venire in mente qualcosa. I cameo di Sailor Moon, che anche questo non ho ancora fatto, perché questi sono veramente scomodi, cioè sono bellissimi, però c'è cioè, da dipingere dentro, non sono molto pratica io in queste cose. L'altro stampo con i bottoni, questi sono quelli forati, quindi che si possono cucire. Peccato che siano tutte forme diverse e che tipo di uguali ce ne siano 1/2 per tipo, cioè poco meno. Un altro di quelle basi per cameo, a specchio. La scritta cute fatta da me che è abbastanza imprecisa. Questo stampino con il marshmallow, che però... Marshmallow, boh, non mi ricordo cosa faccio, però che non ho mai fatto. Oi. Lo stesso vale per queste fette di limone o di mandarino, in plastica, lucida, però non li ho mai usati. Il cameo col polipo, se lo metto alla dritta magari lo vedete. E questo, che anche questo è stato uno dei primi della sagoma di Sailor Moon con la luna. Sono neanche a un quarto dello scatolone, no, vorrei far notare. Questo addirittura è ancora chiuso. E queste sono basi per... erano basi per cioccolatini. L'avevo preso, sono mezzi lucidi, però poi non so veramente cosa farci. Cioè, posso farci la basetta, ma poi cosa me ne faccio? Mi verrebbe da dire. Un altro stampo completamente chiuso è questo qua con le conchiglie, anche questo in plastica. Fondo lucido, mai usato, l'ho trovato in una di quelle uscite in edicola. Sempre per la fotta di prendere gli stampi. Prendo gli stampi e poi non li uso. Ecco l'altro stampino rosa che vi dicevo, quello con... con le caramelle. È per le caramelle gommose. Carino. Una tavoletta di quelle per le sedute spiritiche, anche questo non l'ho mai fatto perché era brigoso andare a riempire tutte le scritte, tutte le lettere. È vero che Erika mi ha fatto vedere un tutorial su come fare, però non ho mai avuto la voglia, sinceramente. Altro cameo con fiocco. Poi, questi occhialini normali, semplici. Un altro polipo, il Tamagotchi, un po' basso, meno tondo di quello che dovrebbe essere, due orsetti gommosi e la parte della scatola con la stellina. Adesso speriamo di avere ancora il coperchio. Poi, maledizione, mi si sta scaricando la batteria del telefonino. E, niente, mi ha preso la sprovvista. A questo punto vi saluto velocemente prima che si spenga tutto e vi perda qualsiasi dato e non faccio altro che salutarvi adesso velocemente. Vi rimando al prossimo video, quindi con la seconda metà del... lo scopriamo, la collezione dei miei stampi e tutti quelli che trovo per la camera. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!